ragazzi, diretta da Fiumicino in aeroporto, sto per partire, sto per imbarcarmi per Catania e per fare un lavoro di video, quindi si viaggia per lavorare, niente uffici, niente 9, 18, tangenziali, cose del genere, la classica vita freelance. Come ci sono arrivato a questo punto? Dobbiamo fare un passo indietro al 2013. 2013 appunto, io ero uno sbarbatello e in procinto di finire l'università e seguivo un tirocinio universitario e lì ho scoperto questo nome particolare, tre parole, Creative Pro Show, e mi sono incuriosito e sono andato a vedere l'edizione numero 7, mi pare. Mi accolse un giovane ragazzo di nome Martin Benes e da lì si è aperto un mondo. Praticamente è stata una svolta epocale, perché da lì ho cominciato a acquisire il mindset e tutte quelle skills che mi hanno portato a raggiungere dei risultati che adesso piano piano sto sempre più affinando, e credo che nella vita non bisogna mai smettere di imparare, di apprendere cose, e dunque la cosa più bella, diciamo, del creative è che non c'è mai fine a questa voglia di imparare, di fare il salto di qualità, andare oltre i propri limiti. E ma la cosa che più mi ha colpito, al di là di questo, che comunque c'è la possibilità di conoscere tante persone, i relatori che sono fantastici, ma soprattutto è l'energia positiva. Raga, quella è la cosa più bella di questo evento, che spero che tutti quelli che verranno percepiranno e vedranno che effettivamente c'è una svolta effettiva nella propria vita grazie al Creative Pro Show. Vamos!